È un progetto realistico, è un progetto che è avanzato dal punto di vista anche delle scelte ecologiche, perché con la project review che è stata condotta si è ridotto l'impatto ambientale, minori costi, che vuol dire minori tariffe anche per gli utenti. Questo tratto di questa connessione, questo corridoio intermodale si inserisce nell'ambito di un investimento molto forte che il Ministero, che la Regione hanno disegnato proprio per consentire a tutto questo territorio di crescere in sicurezza, ridurre dunque anche l'incidentalità stradale, rispettare l'ambiente e consentire a Lazio e a questa parte in particolare di Lazio di essere totalmente inserito nello sviluppo del Paese. Grazie alla collaborazione con il Ministero, ASTA, Regione, un'opera che era finita un po' su un binario morto riprende in forma nuova, molta più attenzione all'ambiente con la riduzione del consumo di suolo, una smart road, cioè una strada intelligente collegata con la rete, molto più green sia nei materiali d'asfalto, l'illuminazione, tutte quelle accortezze che oggi, grazie alle scelte del Ministero, si devono rispettare e noi siamo felici di dover rispettare. I tempi per quanto riguarda la cisterna Valmontone l'avete visto, già dal 1° ottobre noi partiremo con gli espropri e quindi le indagini topografiche, geologiche, geognostiche, quindi ottobre già di quest'anno si parte. Parte il cantiere per quanto riguarda la cisterna Valmontone. Le opere complementari e la Roma Latina invece partiranno da qui a 2 anni, perché anche lì bisogna aggiornare tutta la progettazione secondo i criteri che avete visto. Parliamo di oltre 138 km di infrastrutture nuove.